La questione portante è che gli Stati Uniti stanno perdendo la loro egemonia. Lo scenario è molto mutato rispetto agli anni immediatamente successivi all'89. Pareva che davvero si fosse attuata the end of history, soprattutto the American end of history. La storia della civiltà umana si era compiuta con il trionfo della civiltà del dollaro, identificabile secondo i cantori del libero mercato con la vittoria degli Stati Uniti d'America nella guerra fredda, l'implosione del modello sovietico, assunto come sineddoche del male sulla terra, del totalitarismo finalmente debellato, ecco, lo scenario rapidamente si è evoluto perché sono emersi nuovi competitori internazionali, la Cina in primis sicuramente. E già Giovanni Arrighi nei suoi lavori ci indicava, soprattutto in Adam Smith a Pechino, ci indicava che in realtà il vero problema per gli Stati Uniti sarebbe sempre più stata la presenza di una Cina che, scegliendo di giocare sul tavolo del libero mercato, avrebbe con quelle carte superato la stessa civiltà del dollaro. È quello che sta, io credo, puntualmente avvenendo. Solo in prima approssimazione, in prima battuta, il nemico di Washington è Mosca. Lo è in questo momento storico in cui stiamo svolgendo le nostre considerazioni, novembre 2022, ma sulla longue durée il vero nemico per Washington sarà Pechino, e sempre più lo sarà. Ed è per questo che Pechino ha scelto da subito di supportare Mosca, ben sapendo che dopo Mosca tocca a Pechino entrare, come dire, nel mirino di Washington. La verità è che se Washington ha già perso di fatto il primato commerciale ed economico rispetto a Pechino, mantiene ancora probabilmente il primato militare. E quando si ha il primato militare e si sta perdendo quello economico, voi capite che la cosa più immediatamente visibile che si possa fare è utilizzare l'ultimo primato rimasto per provare a recuperare anche gli altri. Ecco, e quindi per questo gli Stati Uniti sembrano così belligeranti in questa fase. Per questo stanno, dopo aver provocato la Russia con l'Ucraina, stanno con lo stesso schema provocando la Cina con Taiwan. Lo schema è il medesimo, è quello di un uso disinvolto di paesi, realtà ai limiti del vero nemico contro cui Washington si rivolge, utilizzati per provocarlo, per generare un casus belli di volta in volta. Del resto, che la Cina stia già superando gli Stati Uniti o li abbia già superati, emerge anche da vicende note come il caso Huawei, ricorderete, no? Gli Stati Uniti che celebrano il libero mercato, salvo poi limitarlo quando non conviene più alla loro potenza, al libero mercato. E allora subentrano le politiche dei dazi e del boicottare la Cina, che pure compete sul piano del libero mercato, come fanno gli Stati Uniti. E quindi lo scenario che io prevedo per gli anni prossimi sarà intanto l'emergenza sempre più netta di competitori che siano i BRICS, che siano i non allineati, che creeranno sempre più gruppi disallineati, uniti dal loro essere disallineati rispetto a Washington. L'opposizione a Washington diventa per questi gruppi un forte elemento unificante di identità condivisa. E poi la Cina, naturalmente, che già si avvia a essere la potenza numero uno mondiale, e che non ha alcun interesse a entrare in guerra con gli stati, con gli altri stati. Non ha interesse intanto perché già primeggia e poi in secondo luogo perché preferisce commerciare, preferisce usare altre strategie di occupazione degli stati, di ingresso negli altri stati, di, come dire, di relazione con gli altri stati. Il douce commerce, in questo caso, il dolce commercio, prevale rispetto alla volontà belligerante. Ma del resto la Cina, se ci pensate, raramente ricorre alla violenza militare, a altre strategie di movimento. Ecco. Gli Stati Uniti, invece, diversamente alla violenza militare, sembra non disdegnino ricorrere storicamente e ancora non disdegneranno ricorrere in futuro, se questo resta lo scenario. Per cui,
la vera linea di frattura, la vera faglia problematica è e sempre più sarà quella tra Stati Uniti e Cina, a mio giudizio. Questo è, come dire, la prospettiva che ci attende o che attenderà i nostri figli sempre più.